tratti di una mera coincidenza. Buongiorno a tutti, io sono Flame e devo ringraziare alcune persone per i regali di compleanno che mi hanno fatto e sono stati alquanto folli. Io non so come cacchio fate ad essere sempre così generosi con me e non posso fare altro che ringraziarvi in video. Cioè, vabbè, allora, sono molto graditi, ovviamente. Intanto Elisa, si fanno 10 euro, non è la prima volta che mi doni, Elisa. E ti ringrazio tantissimo. Niccolò Filippi, anche te. Parliamo sempre su YouTube, grazie mille della donazione. Adriano Bernasconi, Maria Vollono, 20 euro. Questa ragazza la conosco all'infuori di YouTube. Mi ha fatto un regalo non indifferente, perché non è che sia ricca, Quindi Maria, cioè, davvero, non dovevi. 20 euro sono veramente un casino da donare così su PayPal, quindi grazie, sei una delle migliori amiche che si possono desiderare, davvero, anche se non ci vediamo spesso. Poi c'è Selene Chiara Fabriciani, Silvia Mercuri, anche questa ragazza ha già donato, me la ricordo, grazie entrambe, e Elisabetta Geronazzo, che ha donato 2 volte consecutive, non so se ti eri sbagliata, però sono graditissime entrambe, forse volevi controllare che fosse riuscita la transazione. Grazie Andrea Centaro, e poi c'è colui, Marco Pasetto, che si è guadagnato la permanenza nei miei credits, praticamente vita natural durante, perché con una donazione del genere penso che non ti toglierò per 5-6 anni, voglio dire, porca miseria. Sicuramente ti sei assicurato di darmi un aiuto concreto, o magari ti è scivolata la mano senza volere, hai messo uno zero in più, volevi donarmi 10 euro ma ne sono arrivati 100, o in caso contrario devi volermi davvero tanto bene e io rimango spiazzata perché evidentemente te lo puoi permettere, io invece sono una pezzente e quindi cifre del genere non le vedo neanche. E momenti negli stipendi, visti i lavoretti sporadici che faccio, mi hai fatto un regalo enorme, e prima che economico innanzitutto spirituale, perché non hai idea di quanto aiuti anche moralmente vedere delle donazioni del genere. Cioè effettivamente ti fa venire voglia di lavorare, di impegnarti ancora di più. Fa bene al cuore, oltre che ovviamente al portafogli. E poi vediamo un'altra mega donazione del signor Rivi Gianni Loris. Oh, chi sarà mai costui? Non saprei proprio dire, forse un amico dei procioni. Non riesco proprio a immaginarmi chi possa essere questo losco figuro che casualmente condivide con me il cognome. Grazie papi. Grazie anche a Vittoria Villa, poi abbiamo altre 3 donazioni piuttosto cospicue da parte di Sara Sartori, Zanni Silvia e Davide Parolini. Io ragazzi spero di non sbagliare i nomi di nessuno stavolta, perché sono sempre una dislessica. Donazioni nettamente sopra media, altrettanto gradite. Poi c'è Barbara Brunasso, Matteo Tagliaferro che mi scrive: ciao Flame, bellissima l'ultima recensione sul pianeta del tesoro. Grazie, mi sarebbe piaciuto caricarla subito qua su YouTube, ma sai com'è, lo sapete ormai la storia, il copyright. Arriverà comunque. Comunque su YouTube, ogni volta che risolvo un problema di copyright ne caccio dentro uno nuovo di video. Il problema è che ci vuole un mese e mezzo tutte le volte, quindi ti seguo ormai da anni e non riesco più a fare a meno di guardare i tuoi video. Non mollare Matteo, 10 euro, grazie Matteo, ti adoro, mi fai veramente veramente felice. Luca Ruscio, cioè, mi auguro di averlo detto bene, 22 euro e 74 centi, anche tu alla faccia del caffè. Cioè io mi chiedo sempre se vuoi viva di donarmi un caffè, poi mi arrivano ste cifre. E infine Monica Gatti: cosa ho fatto per meritarvi? Un'ultimissima cosa prima di iniziare alla faccia di chi pretende di vedere subito la recensione: ci sono alcune fan art che devo mostrare, ce le ho lì in store da un po', perché purtroppo ne posso mostrare soltanto un tot a video se non mi prende troppo tempo. Allora ce n'è una carinissima di Eric Draven, un inquietante schizzo di Zilos, un omicidio sta per essere compiuto, e io vi lascio il suo Instagram in descrizione se volete sostenere quest'artista. Poi c'è la fan art di Caterina, perfetta per la recensione di oggi, e poi le 2 più fighe di tutte, col beneplacito delle altre, quella di Giorgio Piroddu, guardate che bellezza, è l'ultima ma micidiale Yes We Can Flame It di Giuliano Molea. Giuliano è bellissima, grazie infinitamente, trovate tutte le pagine Facebook o DeviantArt dipende, adesso vado a controllare sotto in descrizione, di questi ragazzi se volete sostenerli. Non ho parole, davvero. Bene, è uscito finalmente, parliamo di Frozen 2. Beh, il bannerino incazzato ormai lo avete visto, quindi sapete che purtroppo siamo alle solite. Quest'anno sono piuttosto sfigata col gradimento dei sequel, non vi sto mezzo trollando come ho fatto con Dragon Trainer 3, che alla fine, voglio dire, se avete visto la recensione lo sapete, è un buon film.
Dragon Trainer 3 era soltanto un po' buttalà, e come sequel non è che fosse proprio il massimo, ma si è preso da solo e poi un bel film, cioè non ha degli difetti oggettivi così grossi da poter dire che è un brutto film. È anche molto scorrevole da vedere, ben costruito, tutti gli atti sono definiti e funzionano, soltanto che appunto è il sequel di una trilogia e bisogna tenerne conto di questo. Allora, io speravo che questo film fosse abbastanza figo, abbastanza solido, almeno così sembrava dal trailer, ma sapete com'è, i trailer ingannano sempre, da poter usare per fare dei paragoni col primo Frozen, per far capire cosa nel primo non andava. E lo sapete, il primo a me non è che sia, non abbia fatto impazzire, però non ho mai detto che è un brutto film, non lo penso che sia un brutto film, è un filmetto molto al di sotto rispetto agli standard della media dei film Disney, dei classici Disney, è uno di quei film che avrei visto uscire più facilmente da uno studio di secondaria importanza, a parte i soldi che evidentemente sono stati messi nella realizzazione. E Frozen 2 purtroppo non posso dire che sia migliore. Ecco, è particolare, a parte il fatto che come sequel, lo dico subito, poi adesso ci addentriamo bene nella storia, vi spiego passo per passo cosa c'è che non va e cosa c'è che invece va, perché non è tutto da buttare. È particolare perché ci sono delle cose di Frozen 2 che sono molto meglio del primo film, però sfortunatamente ci sono anche delle cose che sono peggio del primo film e il bilancio non è esattamente favorevole. Frozen 2 secondo me non è un sequel all'altezza del primo Frozen, nonostante appunto ci siano dei momenti che mi sono veramente piaciuti tanto. Nel complesso non è neanche un film che fa così schifo da poter dire che è proprio una merda, cioè non è uno di quelli che bidonerei. Naturalmente farò spoiler perché, a parte il fatto che secondo me l'avete già visto tutti, lo sta andando a vedere l'universo, e poi non penso che ci sia da tenere dei segreti su un filmetto del genere. Allora, quando ho detto che il trailer era ingannevole, non intendevo per via dell'argomentazione del film, perché l'argomento del film, il fulcro del film, lo porta il trailer. Il punto è come viene sviluppato e come ci si arriva, e anche il tono del film, cioè che è una cosa importantissima per definire il tipo di film. Direi di cominciare a parlare innanzitutto di quello che mi è piaciuto di Frozen 2, però giudicherete voi. Allora, innanzitutto mi è piaciuto tantissimo il miglioramento della grafica e le rifiniture di design. Mi spiego, il primo Frozen quando è uscito, io lo sapete cosa penso della computer grafica, invecchia, ok? E il primo Frozen, se lo guardate adesso, è comunque bello da vedere, ma si vede già che è invecchiato. In particolare del primo Frozen non mi era piaciuto troppo il modo in cui avevano definito il design delle protagoniste, a parte che erano uguali e sono tuttora uguali al design di Rapunzel, però quello non è così tanto una cosa su cui avevo calcato, perché la Disney l'ha sempre fatto di riciclare i suoi vecchi concept art, li hanno sempre ripresi, anche se guardate i film in 2D o in tradizionale, c'è stato un periodo in cui hanno riutilizzato le stesse facce, soprattutto sui personaggi femminili, più volte. Il viso di Cenerentola è uguale identico a quello per esempio di come si chiama la tizia di Katrina Van Tassel del mistero di Sleepy Hollow, quindi quella cosa lì non mi ha mai dato così tanto fastidio, ma più che altro del concept di Frozen mi infastidiva la pressapochezza dei tratti del viso. Se guardate a modo sono molto meno plastiche loro due, anche mentre si muovono, mentre anche come sono animate, rispetto a Rapunzel per esempio, sono sempre sproporzionate che sembrano dei cartoni giapponesi in 3D, ma la texture del viso, la plasticità facciale, la quantità di micro movimenti che i loro visi fanno sono immensamente inferiori a quelli di Rapunzel che è uscito prima. Ecco, in Frozen 2 queste cose sono state nettamente migliorate, sono molto più plastiche in viso, loro la cremosità della texture della pelle è aumentata. E non è la sola cosa riguardante l'estetica che è migliorata in Frozen 2 rispetto al primo, è migliorata tantissimo la cura degli ambienti. Io l'ho sempre detto, in Frozen c'è stata una scarsità, una pigrizia, ecco, più che una scarsità, una pigrizia nel design degli sfondi incredibile, perché un sacco di scene, praticamente i tre quarti del film, sono ambientate o nel palazzo di Elsa oppure fuori all'esterno, dove c'è soltanto un paesaggio ghiacciato di neve, è tutto molto uniforme e non c'è tutto questo impegno nella realizzazione grafica, c'è veramente una pigrizia. All'interno del palazzo di Elsa è tutto vuoto, non c'è mobilia, c'è soltanto l'architettura è carina, ma cioè per come è stato fatto, che non sembra neanche ghiaccio, sembra un palazzo in plastica colorata di Barbie, è molto facile da realizzare, cioè hanno messo questo softwareino che realizza
l'impressione della trasparenza, no? Ma di design siamo veramente nella pigrizia più totale. C'era stato dell'impegno anche all'interno del loro palazzo ad Arendelle, era tutto vuoto, cioè le inquadrature delle stanzone vuote con un divano, dei quadri e basta. Nella stanza da letto c'è al massimo un lettino, cioè poca mobilia, comunque è veramente tutto molto minimal. E c'era stato un po' di impegno soltanto nella realizzazione di Arendelle all'esterno, perché effettivamente tutta la realizzazione delle case, la città da lontano, la sua posizione nel fiordo e la scena in cui sono in mezzo a quella foresta di alberi con i ghiaccioli che pendono, lì si erano un attimino impegnati di più, ma a parte quei momenti lì era stato tutto molto pigro. Ecco, qua invece c'è una quantità di ambienti, una varietà di ambienti, tutti molto ben rifiniti. Poi siccome non è inverno di continuo, anche mentre sono in mezzo alla foresta, tutti gli alberi con le foglie, cioè c'è stata una cura particolare, si sono impegnati molto molto di più. La seconda cosa che ho notato che è migliorata, e questo sta nella scrittura, è il fatto che loro due quando interagiscono sembrano effettivamente sorelle, sembrano volersi bene, sembrano avere un rapporto definito, cosa che nel primo avevo detto mancare. Perché non basta che mi fai vedere che chiacchierano sulla cioccolata, che si parlano come due amiche, per far capire l'affetto che c'è fra di loro. Cioè non era stato costruito, loro, a parte che loro non avevano comunque una base nel primo per essere così affezionate. Perché io l'ho sempre detto, il motivo per cui la gente ci ha visto un sottotesto che è in Frozen è il fatto che loro due come sorelle non hanno un background plausibile, quindi sembra che vogliano alludere a qualcos'altro, e poi sono state sessualizzate entrambe, per cui la gente ha pensato che fosse un riferimento, che ci fossero dei riferimenti, quando non è così, sono soltanto stati molto pigri e pressapochisti. Ecco, qua anche questa cosa è stata molto migliorata, e siccome il film inizia che loro sono già molto affiatate, si può far finta che ci sia stato effettivamente una costruzione valida prima. Ecco, siccome il film inizia così, Anna ha un carattere molto più definito, Elsa no. Anna è passata dall'essere una scoppiata ad avere effettivamente una personalità tutto tondo. Altre cose che mi sono piaciute, mi è piaciuto che abbiano spiegato i poteri di Elsa e come li hanno spiegati, quello mi è piaciuto molto, anche se questo lato positivo ha anche un lato negativo, perché a un certo punto hanno voluto spiegare fin troppo. Cioè, hanno voluto aprire delle strade che avrebbero fatto meglio a lasciare chiuse, perché sollevano altri problemi. Cioè, portano da un lato, diciamo che contestualizzano il personaggio di Elsa, fanno finalmente capire che tipo di personaggio è, e la spiegazione mi piace. Dall'altro però aprono delle questioni che non dovevano essere aperte, cioè creano dei problemi in più in pratica. Arriverò a spiegare che cosa intendo. E l'ultimo lato positivo, l'ultima cosa che mi piace, è una scena tra il, immagino che sappiate qual è, mi piace una scena che è appunto in parte anche la spiegazione dei poteri di Elsa, che sta alla fine del secondo atto all'inizio del terzo, che però appunto è nello stesso tempo solleva anche problematiche in un altro senso. Ecco, partiamo. Allora, i primi 10 minuti di film mi sono piaciuti un botto. C'è un flashback di loro da piccole con una loro conversazione con il re e la regina, e fanno vedere un po' di quella connessione che mi era mancata tanto nel primo, e l'ho trovata molto carina, con loro due che giocano alla foresta incantata, il padre che gli racconta che lui è stato davvero in una foresta incantata e gli racconta di come è diventato re. Parte un flashback all'interno del flashback e vediamo che al nord esiste questa foresta dominata dai quattro elementi, terra, acqua, fuoco e aria, e abitata dal popolo dei Northuldri, che sono questi sciamani che non sono magici ma traggono vantaggio dalla magia degli elementi, ed erano alleati con Arendelle, tanto che il re Rudyard, il nonno delle due squinzie, aveva costruito per loro una diga come segno da amicizia. Tuttavia, durante una festa succede un casino, scoppia una battaglia, non si sa chi abbia iniziato la disputa tra di loro, cioè non si sa per modo di dire chi vuoi che abbia iniziato la disputa in un film Disney tra il patriarca monarchico bianco e il capo sciamano indigeno che usa la magia, dai, figuratevi. Comunque vabbè, scoppia la battaglia, muoiono sia il re Rudyard che il capovillaggio, gli elementi si arrabbiano e Agnar, che è il padre di Elsa ed Anna, viene salvato da qualcuno ma non dice da chi, e torna ad Arendelle, che diventerà re appunto perché è morto suo padre. Però gli elementi, per vendicarsi, diciamo, hanno cinto la foresta incantata in un muro di nebbia impenetrabile magico, e nessuno può più entrare né uscire da lì. Prima di tornare ad Arendelle però, mentre sta venendo salvato da questa misteriosa persona che chissà mai chi sarà, sente appunto quella voce, quella che fa
E qui termina il racconto del re. E Iduna invece, la regina, racconta dal canto suo che esiste questo posto, questo Atoallan, che è un fiume mistico che contiene la memoria del passato. E lo racconta tramite appunto questa canzone di inizio del film, in cui le mette in guardia perché Atoallan è il fiume delle memorie del passato, però affoga chi si spinge troppo in là, che però premia con la consapevolezza chiunque sia disposto ad abbandonare tutto. Ottimo, fin qua tutto ok. Io l'ho trovato un buon inizio, un inizio solido, l'inizio che avrei voluto vedere anche nel primo film. Stacca al presente, vediamo che siamo ad Arendel in autunno. Anna è felice, tranquilla e soddisfatta della sua vita. Olaf si rende conto di star crescendo, presumo perché sta durando più di altri pupazzi di neve, quindi ogni tanto fa un pippone filosofico sulla diventare grandi. Kristoff sta pensando di chiedere finalmente la mano ad Anna, cioè di chiedere di sposarlo, e vediamo che ha ancora qualche problemino con le sue emozioni, perché appena sussulta gli esce il ghiaccio dalle mani, cosa che non riprenderanno più per tutto il film. Ce l'hanno usato qua per una gag, ma durante il film lei non avrà mai abbastanza scompenso emotivo da fare una roba del genere. Già qui capite cosa potrebbe non essermi piaciuto. E ci fanno capire che lei è un po' che sente appunto quella vocetta, quella che fa... La sente solo lei e parrebbe che stia agendo come un richiamo. E lei è combattuta perché da un lato vorrebbe stare ad Arendel con la gente che ama, dice di essere soddisfatta della sua vita, dall'altro però sente questa voce che la chiama e sente di doverla seguire. Perché lei si sente fuori luogo e la voce la capisce, ecco, è in sintonia con lei. Una sera lei, Anna, Kristoff e Olaf stanno giocando ai mimi e Anna si accorge che è particolarmente imbambita, perché non riesce neanche a mimare il ghiaccio, bastava che lo realizzasse. Allora le va a chiedere in privato che cosa c'è che non va e lei non gli dice una fiscia. Però durante la notte la voce si fa più insistente e lei crea una dashboard con il ghiaccio e attiva i quattro elementi, così alla booster di cane. Elementi che cominciano immediatamente ad aggredire Arendel. Prontamente le squinzie fanno scappare gli abitanti sul fiordo dei troll e il capotroll spiega che c'è qualcosa che non va nel passato, c'è un torto che va riparato e gli elementi si comportano in modo anomalo per questo. Elsa vorrebbe partire da sola per scoprirlo, in realtà vuole seguire la voce, è molto chiaro durante il film che il suo primo obiettivo è seguire la voce, questa è una scusa, ma Anna la convince a partire tutti insieme, lei, Kristoff, Olaf e appunto Elsa. Ok, qui finisce il primo atto del film, tutto sommato mi è sembrato un buon primo atto. Voglio dire, la situazione l'hanno introdotta, non hanno omesso nulla. L'hanno introdotta bene? Nel senso che la primissima parte, quella con le flashback e la spiegazione, cioè l'introduzione proprio al film, non ho niente da dire, bella, ma anche coinvolto. Però la parte successiva soffre di due cose che si intrecciano l'un l'altra e vanno di pari passo, sono due cose negative, non rovinano il primo atto, che comunque è un buon primo atto, come ho detto, ma minano la sua efficacia. E innanzitutto ci sono troppe canzoni e poi, e in parte a causa di questo, una certa mancanza di empatia, perché il primo atto dura 20 minuti. In questi 20 minuti ci sono 4 canzoni, il che significa una canzone ogni 5 minuti. Allora, la prima è carina, anzi è bella, non è carina, è bella, Il fiume dei ricordi, quella che canta sua madre, che è quella di apertura al film. Tra l'altro ci sta anche con la trama, cioè proprio ci sta, è proprio una canzone, era una canzone da mettere. La seconda è completamente superflua e non solo, rallenta proprio il film, cioè hanno aggiunto una canzone di 3-4 minuti per parlare di una situazione che bastava rappresentare in 10 secondi. Uno scambio di due battute tra Anna e Olaf, inquadratura su Kristoff che si chiede con Sven se possa chiedere la mano ad Anna, ed Elsa che guarda l'orizzonte e sente la voce e chiede a uno dei suoi servitori: tu lo senti? No? È un po' che io lo sento. Ecco, cioè tipo in 15 secondi sostituivano questa canzone del piffero che fa da freno. Quando ci metti delle canzoni senza motivo fanno da freno e ti distaccano dal coinvolgimento del film. La terza canzone che c'è è la reprise del fiume dei ricordi, e quella invece mi è piaciuta, ci stava, era anche calzante quel momento, perché quando la canta Anna ad Elsa, anzi la cantano insieme quando parlano appunto di questa cosa che Elsa è un po' straniata, mentre lì che la tranquillizza la canta Modinina Nanna, molto carina, molto appropriata. E poi c'è la quarta canzone, parliamone un attimo. A livello d'orecchiabilità è carina, è
cioè, vedi Elsa che parte a cantarla in piena notte, secondo me era completamente, io mentre la guardavo avevo la sensazione che fosse completamente fuori luogo, cioè era una quella scena, ma non perché non ci stesse a livello musicale, è che non ci stava nel momento del film a livello narrativo, perché in quel momento tu hai bisogno di sentirti coinvolto, molto coinvolto da quello che le sta succedendo, e quella scena lì sarebbe stata efficacissima se ci fosse stata solo la colonna sonora e lei che rispondeva ai vocalizzi che sentiva, cioè rispondeva con vocalizzi ai vocalizzi che sentiva arrivare da lontano. Secondo me sarebbe stata molto più coinvolgente e molto più efficace, anche perché a livello concettuale quella parte lì è fatta male. Si dice che perché un film d'animazione sia degno di tale nome, sia bello, devi poter guardare le immagini senza il sonoro e sapere esattamente che cosa sta succedendo. Cioè devi capirlo anche senza sentirlo. E quella parte lì, se la guardi senza sentire il suono, sembra semplicemente che lei si sveglia perché c'ha dei pensieri, gira per il palazzo, parlotta con se stessa, e poi dopo si mette a cantare alla finestra e a guardare fuori, ogni tanto si volta a guardare fuori, cioè sembra che lei stia parlando del fatto che si annoia a fare la regina e vorrebbe tornare a giocare, come in effetti dopo fa una volta fuori, col ghiaccio come quando era piccola. Sembra quello l'argomento della canzone, guardarlo senza sonoro. Non sembra che stia parlando del fatto che sente un richiamo da lontano e lei risponde al richiamo, perché è lo stesso concept visuale della tipa che si affaccia alla finestra e canta all'orizzonte, l'hanno usato anche per Rapunzel, per Biancaneve, per Tiana, e significava delle cose molto diverse, cioè non mi comunicava il fatto che lei rispondesse a questo richiamo, ecco. Sembra semplicemente che voglia uscire, cioè sembra avere un problema simile al primo, che vuole semplicemente uscire a giocare. E mentre l'ascoltavo ho realizzato che si trattava della stessa canzone di cui tutti parlavano, quella che era figa quanto è Let It Go, cioè era Oltre l'ignoto, cioè io mentre l'ascoltavo che ho capito che era quella famosa canzone di cui tutti parlavano, ho avuto la reazione di Iago quando ha visto Aladdin la prima volta e Jafar gli ha detto che era il diamante allo stato grezzo. È quella, ripeto, non è brutta, ma cioè davvero è tutto sto bordello per queste canzonette da musical per bimbi, cioè boh, non lo so, è orecchiabile, è carina, però non l'avrei mai detto che era quella famosa. Anche il primo Frozen all'inizio aveva molte canzoni condensate, penso sempre tra l'altro la stessa quantità, sempre 4 canzoni tutte nei primi 20 minuti di film, però nel primo Frozen era diverso, perché a parte quella dei tagliaghiaccio quasi non conta perché apre semplicemente il film, non ci fai neanche caso, cioè una canzonetta di introduzione al film. Quindi poi c'è Do You Want to Build a Snowman, che introduce il problema e ci introduce la trama del film, quindi non la puoi togliere, cioè proprio anche mentre la cantano, non è che si ferma la narrazione, ti racconta, cioè va avanti la trama, ti raccontano il film mentre cantano, come di solito dovrebbe succedere in un musical. Poi c'è For the First Time in Forever di Anna, quella lì è la canzone che canta la principessa che spiega i suoi desideri. La canzone della principessa che spiega i suoi desideri c'è in tutti i film con le principesse, difficilmente la puoi togliere perché fa parte appunto del concept tipico della Disney, è l'equivalente di Part of Your World di Ariel o della reprise di Belle all'inizio della Bella e la Bestia. Vorrei, sai dire, eccetera eccetera, quindi quella ci stava. Se volete era un po' superflua Love is an Open Door, però non è che ci stesse male, era molto orecchiabile. A rivedere il film col senno di poi si capisce che era anche per culo. Tutto sommato il motivo per cui il primo atto del film non credo che sia perfetto è che non coinvolge molto gli adulti, nel senso, sì, lo sappiamo, il pubblico di riferimento di Frozen 2 sono i bambini, sicuramente loro probabilmente saranno molto più coinvolti. Io capisco che questo film non era rivolto a me e quindi va bene anche se non mi sono sentita coinvolta, di per sé la trama funziona abbastanza. Andando avanti inizia il secondo atto, il secondo lunghissimo, noiosissimo, scordinato atto. Persino quelli che hanno apprezzato il primo Frozen si sono accorti che c'è qualcosa che non va in questo qui, ha un'enormità di problemi ed è il motivo per cui così tante persone stanno dicendo che insomma non è tutto questo granché, per quanto mi riguarda non è un buon film. Cosa non va nel secondo atto? Allora, qui ci dovrebbe essere lo sviluppo della storia, lo sviluppo dei personaggi, il midpoint importantissimo, ovvero il momento in cui accade qualcosa al protagonista che gli stravolge la visione delle cose. Per farvi un esempio, il midpoint nel pianeta del tesoro è il momento in cui Jim scopre che i piani di Silver, quando è nel barile di Melville, avete presente bene quella scena lì? Quello è il midpoint, e quello è il midpoint tipico, tra l'altro. Oppure nel Re Leone, quando Mufasa muore, anche quello è un midpoint molto, cioè una bella svolta di trama a gomito, una cosa che stravolge il protagonista. Non è sempre forte e drammatico il midpoint, però c'è, cioè, capito, è quel genere di cosa lì. Poi ci deve essere il momento di raccoglimento, nel secondo atto sempre,
Infine la realizzazione finale che porta al terzo atto. E parlo per esempio dei momenti tipo il Re Leone, sempre per farvi un esempio che tutti possiate riconoscere, quando Simba ha la visione di suo padre che gli dice ricordati chi sei e prende bene coscienza delle responsabilità che hai, di quello che deve fare. Dunque, le due sorelle partono alla volta della foresta incantata, da sole e senza scorta come nei corti, e come nel primo Frozen, perché ormai lo sappiamo, le principesse, le regine, le persone di rango reale in Frozen non partono mai con una scorta armata di qualche tipo, o anche dei diplomatici. E voi direte, ma cosa cazzo se ne fa Elsa di una scorta che c'ha i superpoteri? LOL! Ma cosa c'entra? È una questione di forma, di dignità, di regalità. Partono col beneplacito dei troll che diventano sovrintendenti di Arendelle in loro assenza, ovviamente delle persone che sono fuori da Arendelle, e da qui in poi la trama è continuamente interrotta da teatrini comici che violentano il film nel suo tono e nel suo ritmo ogni 5 minuti d'orologio. Quindi si sono scelti pure la tempistica. Voi fateci caso se vi capita di rivederlo in streaming o non lo so, piraspira tazzato, come volete, o al cinema se volete tornare, se vi è piaciuto così tanto che lo volete tornare a vedere al cinema, prendete l'orologio da quando loro partono, contate ogni 5 minuti fino circa al midpoint. Ci sono queste gag del cazzo che sono veramente inserite malissimo, perché il tono del film, di questo film, rispetto al primo Frozen, che per lo più era abbastanza leggero, tranne i momenti in cui c'era Elsa che rompeva i coglioni, il tono del film, il primo film era abbastanza leggero, cioè si vedeva per lo più Anna e Kristoff che facevano cagate con Olaf. Questo qui invece, questo Frozen 2, ha una pretesa di serietà molto maggiore del primo, che già ce l'aveva. Il primo film non era comico, il primo Frozen pretendeva ad essere un film sì divertente, ma tipo quelli del rinascimento Disney, ecco, pretendeva. Questo qui ha una pretesa ancora più alta di serietà, però viene continuamente interrotto malissimo da questi ogni 5 minuti proprio. Ho pensato che li abbiano messi per svegliare lo spettatore, tipo uno schiaffone ogni tanto quando rischia di addormentarsi, perché in effetti la trama fino al midpoint, anche dopo in realtà, però fino al midpoint è lenta e noiosa, non succede praticamente un cazzo. L'andazzo è questo: loro proseguono un po', scoprono una cosa, brevissimo momento d'azione senza che nessuno sia veramente in pericolo, perché si fa a step come in un videogioco, no? Cioè, scoprono una roba, piccolo momento d'azione, riflessione, ne parlano un po', gag. Scoprono una cosa, piccolo momento d'azione, riflessione, gag. Così fino a minuto 40-50. Si spostano, scoprono le cose, gag del cazzo. Sberlona il bambino che si sta addormentando in sala. Si spostano, scoprono cose, gag del cazzo, altro sberlone. E la prima gag l'abbiamo appunto dopo i primi 5 minuti di precisi proprio, cioè dopo i primi 5 minuti precisi da quando Elsa scatena gli elementi su Arendelle. E coincide con il secondo tentativo di Kristoff di dichiararsi ad Anna. Allora, il primo mi era piaciuto, mi ha fatto ridere, è carino, cioè dai, quando sono lì dopo che Elsa lascia la stanza durante il gioco dei mimi, che è scoppiata perché sente le voci, c'è Kristoff che tenta di dichiararsi ad Anna. E quella mi era piaciuta anche per come è gestita, per i tempi comici, è carina, cioè ti fa proprio sorridere. Già la seconda volta ho un po' cringiato, innanzitutto perché era fuori luogo, cioè... vista la trama come stava andando, era proprio fuori luogo che ci fosse una gag di quel tipo lì. Poi perché avrebbe dovuto chiedergli una roba del genere in quel momento, cioè con l'emergenza di Arendelle, con quello che era successo e con Elsa che sente le cose? Cioè mi sembra proprio fuori dal contesto, cioè cacciata lì così. Perché questa testa di minchia dovrebbe pensare in un momento del genere di ritentare una dichiarazione? E poi perché mi faceva strano questa mancanza di chimica fra loro due, da dover generare questi teatrini tristissimi di fraintendimenti, con sotto anche la musichetta che ti fa capire che quello è un momento comico, quando mettono quel ritmetto accattivante per farti capire che dovresti ridere. Però vabbè, la scena comica che aveva interrotto il film viene interrotta a sua volta dalla trama che prosegue, perché è sempre così, cioè è disarmonico anche come accade. Cioè sembra proprio che il film abbia degli infarti di tono quando succedono queste cose, ma anche quando tornano nella normalità. Elsa sente nuovamente la voce e vedono il nebbione di barriera alla foresta, che non è niente di impressionante rispetto a quello che viene a corlo sotto l'Immacolata. Elsa con la sua magia apre l'ingresso alla foresta incantata, e prima di essere ciucciate dentro c'è Anna che guarda Elsa, le stringe la mano e gli dice: promettimi che faremo questo insieme. Elsa la guarda e gli fa: lo prometto. Avete mai visto Independence Day? Quello con gli alieni degli anni 90, quello con Jeff Goldblum e Will Smith. Quando a un certo punto la ragazza spogliarellista di Will Smith parla con la sua amica, spogliarellista anche lei, e gli dice: no, non andare dagli alieni, secondo me sono cattivi, io non mi fido, promettimi che non ci andrai. E lei gli risponde: lo prometto.
con questa faccia qua, che ti dice già in che misura manterrà la promessa fatta. Ecco, la valenza delle promesse di Elsa in questo film sono a livello. E più volte, guardando Frozen 2, i miei pensieri sono andati alla spogliarellista di Independence Day. Andiamo avanti. Siccome sono passati altri 5 minuti precisi, Kristoff ci deve provare con Anna una terza volta. Purtroppo sarà una gag tremendamente ricorrente e questa volta mi ha dato particolarmente fastidio. Di nuovo, per i fraintendimenti, che dopo, cioè la terza volta poi annoiano, a forza di dai dai con lo stesso espediente, sia per quanto riescono ad essere fuori luogo. Ma come cacchio gli viene in mente? Cioè, proprio in un momento del genere vai a pensare di dargli l'anello? Cioè, io non riesco, non sono riuscita a farmi prendere dal film per la quantità di cazzate che ci mettevano. Allora, o fai un film completamente idiota, perché Strange Magic è completamente idiota, dal dramma delle protagoniste al plot twist al finale, tutto è idiota in Strange Magic. Qui si passa dalla cagata al racconto epico, così dal giorno alla notte. Da fastidio! E finita la scena, Anna si rende immediatamente conto di quanto Elsa sia brava a mantenere le promesse. Infatti deve andare a recuperarla perché si stava già allontanando da sola. Lo prometto. Ciò ha preso più di 2 minuti! Perciò ci vuole una canzoncina comica di Olaf che racconta del diventare grande. Mentre uno sbuffo di foglie gli gira tra i coglioni, letteralmente c'è una scena raccapricciante in cui gli passa anche sotto per così, e questa è l'introduzione dello spirito del vento. In forma di tromba d'aria, lo spirito li travolge, li solleva da terra, ad Anna viene da vomitare e Olaf le dice: ti terrei i capelli ma non mi trovo le braccia. Cioè, hanno fatto un riferimento in Frozen 2 all'amica che ti tiene i capelli mentre vomiti quando esci e che ti sbronzi. Ma che cazzo è diretto questo film? Non è neanche uno di quei riferimenti sessuali fuori luogo, che però sono un po' nascosti, quindi sono quei doppi sensi che capiscono solo gli adulti. Olaf, Kristoff e Anna vengono sbattuti fuori dal tornado, ma Elsa viene tenuta dentro e inizia un duello di magia tra lei e lo spirito del vento, in cui ovviamente lei ha la meglio. In questo film Elsa avrà sempre la meglio senza sudare troppo sugli elementi, cioè non vi immaginate che ci sia qualche difficoltà, sarà soltanto una questione di tempo prima che Elsa domini qualunque cosa le capiti a tiro. Cioè, è questa la l'entità delle difficoltà che le hanno dato da affrontare, e questa l'idea di crescita femminile che hanno alla Disney ultimamente. Quindi vince da brava Mary Sue, e nel farlo risveglia dei ricordi in forma di statue di ghiaccio, facendo interagire la sua magia con il ghiaccio, con la magia del vento. Perché l'acqua ha memoria, questo è un concetto che ripetono tante volte nel film, anche per via del fiume e dei ricordi. Il ghiaccio è acqua ghiacciata e interagendo col vento ha risvegliato le memorie dello spirito del vento. E vedono il loro padre che viene salvato da una Nortuldra, come gli aveva raccontato. Ma chi sarà mai questa ragazzina misteriosa che ha la stessa età di suo padre, casualmente, che in viso è identica a loro due, ma coi capelli un po' mossi? Risolveremo questo mistero misterioso più avanti, perché in quel frangente arrivano appunto i Nortuldri e al contempo irrompono anche i soldati di Arendelle, che sono rimasti intrappolati nella foresta dai tempi di Re Rudyard, il cui capo è il sergente Mathias. Di ciò parlerò in un vlog a parte, ho già troppo di cui parlare in questa recensione. Misteriosamente Mathias è ancora un figo nonostante dovrebbe avere l'età di loro nonno. Qualcosa non torna, i due gruppi stanno per attaccarsi, Elsa li ferma. La tensione sale, ma sfortunatamente siamo al 35esimo minuto di film. Sapete che cosa significa, vero? Certo, significa che è ora della gag. Olaf si mette a raccontare in chiave comica i fatti del primo e del secondo film fino adesso, e questa scena mi sarebbe piaciuta se fosse stata inserita un po' meglio e non a culo di babbuino, soprattutto per le relazioni emozionali che ha il sergente Mathias. Veramente, cioè, è uno spreco questo film, perché tecnicamente poteva essere una figata incredibile. Passato il momento, così, sempre in modo disarmonico al massimo, vengono attaccati dallo spirito del fuoco. Elsa si butta ad affrontarlo, lo domina ovviamente senza troppe difficoltà, perché le Mary Sue non sono mai in difficoltà, ragazzi. E lo spirito del fuoco è una caccola di salamandra con la sua stessa identica espressione, quindi con lo stesso livello mentale, fratello anoressico del Camaleonte di Rapunzel. Lei si mette a parlare con lui come fa qualunque principessa Disney che si rispetti, scopre che anche lui sente la voce del nord e fa per andarsene a fanculo da sola per scoprire cos'è.
Lo prometto. Anna la ferma perché sono ancora in due e in due devono scoprire che cosa non va nel loro regno e che cosa ha combinato la loro famiglia. Però stavolta la gag comica salta perché c'è il plot twistone, quindi salta i 5 minuti. Udite udite, nessuno se lo sarebbe mai immaginato, la madre di Anna ed Elsa era una Northuldra ed è stata lei a salvare il padre. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? Non ce lo saremmo mai immaginati. I Northuldri cantano la canzoncina tribale che si sente anche all'inizio del primo close. Anna, Anna, re, Anna, avete presente quella lì? Sicuramente se intervistate adesso i produttori di Frozen vi diranno che hanno sempre pensato che fosse la loro canzone. Cioè, sì sì, se l'erano proprio studiata dal primo, sicuro al 100%. Non è che l'avevano fatta per fare scena e poi dopo hanno pensato di riciclare qua perché si sono resi conto che non c'entrava un cazzo col film. I Northuldri si presentano, anche se è un'ora che ne stanno parlando, anche se è un'ora che Elsa dice nostra madre è una notturna con i notturni lì, e in quel momento un tizio a caso nel pubblico attacca bottone con Kristoff e lui in quel momento ha l'espressione più bella del mondo. Sembra dire, cioè troppo da meme, sembra dire ma che cazzo vuole costui. E poi c'è questa Annie Meren che fa amicizia con Anna ed Elsa, personaggio completamente inutile, serve solo a riferire ad Elsa mentre gli fa vedere il punto croce che esiste un quinto elemento che fa da ponte tra il mondo magico e quello degli uomini, nel mentre Anna comincia a legare con il sergente Mattias. E vi giuro, a parte la differenza d'età che vabbè, ma io trovo che lei avesse molto più chimica con questo personaggio piuttosto che con Kristoff. Signorile, si trovano negli argomenti, emotivo, anche sensibile. Cioè, gli guardi uno di fianco all'altro, sembra proprio che siano affiatati, che abbiano una certa affinità. Considerato anche che lui non dimostra per niente l'età che dovrebbe avere, solo leggermente brizzolato nei capelli e bon. Vabbè, durante la notte vedono passare giganti di roccia che vanno a nord, che rappresentano l'elemento terra. Però siccome siamo a minuto 45, Olaf deve fare una battuta. O meglio, una gag a caso con la salamandra, così c'è proprio in un momento del genere c'è l'interruzione di Olaf che fa una gag con la salamandra ed Elsa cerca di seguire i giganti di roccia da sola. Lo prometto. Motivo, voleva vedere se riusciva a domarli esattamente come ha fatto col fuoco e con il vento. Posso dire che mi sta un po' sui coglioni questo suo volere a tutti i costi imporre il suo potere, questa megalomania che ha, è più interessata a fare questo piuttosto che a risolvere effettivamente il mistero del perché il suo regno è tartassato dagli elementi. Lo so che alla fine si scopre che le due cose sono correlate, ma in questo momento non dovrebbe essere così e lei se ne sta semplicemente fottendo del problema e sta pensando soltanto a soggiogare gli elementi intorno a lei. È un po' fastidioso, cioè non so, che sicuramente ci sarà chi piace questa cosa perché la vuole, c'è chi la vuole vedere onnipotente per il gusto di vedere onnipotente. A me interessava vedere un bel personaggio, non mi sembra fino adesso che stiamo andando nella direzione giusta, anche perché questo non viene fatto vedere come un lato negativo suo, non è che questo viene reso come un suo difetto che va aggiustato, mitigato, dominato, no no, lei nel giusto, Anna che la mitiga è una rompicoglioni che la frena, questo passa il film, eh. Cioè io capisco un po' il suo punto di vista perché il film non fa niente per farti sentire l'urgenza di risolvere la cosa, cioè posso anche dire questo effettivamente, siamo a metà del film e la tensione è a zero perché hanno fatto questa cosa che vabbè Arendelle sarà anche incasinata dagli elementi ma la gente è al sicuro, la gente è tutta sul fiordo coi troll, la gente dentro la foresta sarà anche chiusa dalla nebbia ma in salvo, stanno bene, cioè chi se ne frega se gli edifici vuoti vengono tartassati dagli elementi. Cioè il popolo di Arendelle sta bene, quindi perché noi dovremmo sentirci in ansia che loro due risolvano qualcosa, dovremmo sentirci coinvolti? No, non c'è alcun motivo. Tra l'altro adesso non c'è neanche più motivo di tensione tra i soldati di Arendelle e i Northuldri all'interno della foresta, cioè hanno risolto con una chiacchierata anche quella cosa lì, bastava parlarne a quanto pare, bastava un attimino quietarsi, è passato tutto in due secondi, anche quella cosa, su quella cosa non c'è da aspettarsi niente di che. Questo film è tutta una scusa per far andare Elsa ad Ato Allan. Quindi sì, in effetti Elsa ne hanno una vera ragione per preoccuparsi delle persone che le circondano, però se non se ne preoccupano loro, perché io spettatore dovrei preoccuparmene a mia volta? E questo significa che io sto guardando un film in cui non c'è nessuna tensione reale, nessun contrasto di idee, quindi cioè, non c'è un confronto di idee né un contrasto di idee, non c'è conflitto assolutamente. L'unica cosa un po' conflittuale è che Elsa fa la stronza con Anna, fa la stronza egoista con Anna e Anna poveretta cerca di starle dietro. Elsa affronta dei pericoli ridicoli che vince con una scoreggia di diversa prolungazione a seconda del tipo di difficoltà, ma sempre di scoreggia si tratta, è semplicemente una scoreggia un po' più lunga, un po' più corta, e Anna se la prende ripetutamente in culo. E ci sono le gag che fanno ridere i bambini,
bambino di 5 minuti. Ma io, persona adulta, perché dovrei guardare questa puttanata? Io capisco le critiche degli adulti che hanno guardato questo film. Porca miseria, o sei uno strafan di Elsa che non vede l'ora di vederla divinizzata, oppure ti rompi veramente tanto le palle a vedere questo film. Ci avviciniamo al 50° minuto e siamo in difetto di una gag. Vi ricordate che avevamo saltato perché c'era il plot twistone? Quindi dobbiamo recuperare due in un botto. Quindi, oltre all'ennesima gag di repertorio, ci aggiungiamo anche la canzone più mindfuck e demenziale che si possa immaginare di aggiungere al film, con una regia che non c'entra un cazzo né con questo Frozen né col primo Frozen né in generale con la regia di un film Disney, non c'entra proprio niente, ci sembra uno spezzone tolto da Strange Magic per la regia. E vi ricordate cosa ne pensavo della regia di Strange Magic? Per quanto mi piaccia quel film, perché a me Strange Magic piace un casino, una delle cose che avevo detto, purtroppo qui non ci siamo, zero proprio, è la regia. Questo pezzo è fatto così, è montato come se fosse un video musicale per far ridere, no? Cioè, perché è simpatica come cosa. Un video musicale di MTV, per dire, con Kristoff che canta di quanto è frustrato che non riesce a dichiararsi ad Anna. Questo accade perché l'idiota si è esercitato con l'altro idiota e con le renne per fare la dichiarazione perfetta ad Anna e senza volere si è dichiarato alla capa villaggio, che tra l'altro lo informa che Anna ed Elsa sono partite senza di lui, a sottolineare l'inutilità di questo personaggio nel film. Della serie, a un certo punto dalla regia si sono accorti che Kristoff era di troppo, che forse non sarebbe neanche dovuto partire, perché non sapevano cosa fare con lui, perché diciamocelo, per le scene di salvataggio di Anna bastava Sven, siccome la salva sempre su Sven, bastava Sven. Kristoff è completamente fuori luogo. E allora canta questa canzone che potete apprezzare soltanto dopo 6 o 7 grappini. Tutto ciò ovviamente rigorosamente avulso dalla trama, e quando siamo arrivati a riferimento visivo ai Queen, qualcosa dentro di me è defunto. C'è un lato positivo enorme in questa parentesi aberrante. Il lato positivo è che dal momento in cui Kristoff si leva dai coglioni, misteriosamente cessano anche le gag comiche. Il delirio fin qua, poi da qui in avanti tutto serioso, con ogni tanto qualche battutina innocente di Olaf qua e là che non dà troppo fastidio. Ditemi voi se si può scrivere un film in questa maniera. Capite bene che è straniante vedere un cambio di registro del genere così presto nella pellicola? Ah, a proposito, anche le canzoni sono dimezzate di numero. Cioè, 20 minuti in cui ogni 5 minuti c'era una canzone, e poi dopo, da quel momento, dopo il primo atto, sono sporadiche. Cioè, tipo ogni 10 minuti, un quarto d'ora ce n'è una, due di queste forzatissime, e vanno via via diradandosi. C'è lo stesso squilibrio di canzoni che c'era anche nel primo Frozen. Allora, io ci ho riflettuto, secondo me il midpoint accade qua. Che cosa accadrà nel midpoint? Accade che Elsa ed Anna scoprono la nave in cui sono morti i loro genitori, che è arenata sulle coste della foresta, deducono che devono essere morti prima di attraversare la barriera e trascinati anche via dalle onde prima di entrare nella zona della foresta, perché soltanto usando la magia si può entrare. Elsa è entrata usando la sua magia, quindi la nave è arrivata lì vuota, e trovano una pergamena nello scompartimento stagno della nave, tipo scatola nera, no? Che vabbè. No, io non lo so, questo non lo giudico, perché non so, forse magari, cioè, magari si faceva, io non lo sapevo, cioè magari era una cosa, sono ignorante io al riguardo, e in effetti queste cose venivano fatte perché già allora capitava che affondassero le navi, non lo so. E scoprono che i loro genitori stavano andando ad Atoallan, perché scopre Elsa, risvegliando i ricordi della nave via acqua, stavano andando a trovare delle risposte sui poteri di Elsa. Basta questa informazione per farla andare in breakdown. Ah, è colpa mia, sono io responsabile della loro morte. E parte il pippone di Anna, che nella scena simboleggia il fanboy medio, che le dice che no, lei è una gran figa, è un dono del cielo, che gli elementi hanno premiato loro madre con una regina magica perché aveva salvato il suo nemico con un nobile gesto, che è una bellissima cosa, però appunto solleva in parte alcuni dei problemi che avevo citato all'inizio del video. Voglio dire, non che avessi dei dubbi io personalmente, ma ciò non rende ulteriormente insensata la trama del primo film. Cioè, la regina Iduna era una Nortuldra, ok? I Nortuldri traggono vantaggio dalla magia degli elementi, ma non sono magici. Perfetto. A quanto pare quindi aveva capito che c'entravano qualcosa i poteri di Elsa con la roba degli elementi. Cioè, voglio dire, se lo sarà immaginato, visto che aveva familiarità con la magia. Quando ho visto che Elsa faticava a controllare i poteri, perché non ha pensato di raccontare qualcosina? Cioè, non ha neanche pensato né lontanamente di insegnarle qualcosa a riguardo, almeno dirle che anche lei faceva parte di quel popolo e quindi effettivamente magari c'è un collegamento. Cioè, così Elsa non si sentiva completamente avulsa da tutto. Sai,
hai sentito, sai, sentire un po' di spiegazioni da parte di tua madre ti tranquillizza, almeno sapere, ah, forse allora è per quello che sono così. Cioè, magari non aveva la spiegazione concreta, perché la spiegazione precisa non ce l'aveva neanche sua madre, però vagamente capiva che poteva centrare con quello, avendo un collegamento via mamma. Però, correggetemi se sbaglio, il primo film si basava soprattutto sul fatto che i suoi genitori ne sapessero poco o nulla dei suoi poteri. Non era tutto giocato sul fatto che nessuno sapeva esattamente come mai questa povera sfigata era dotata di poteri criogenici. Io l'avevo detto che era stato un errore fare un accenno al fatto che potessero esserci degli esseri del genere in quel mondo lì, trasformandolo così in un fantasy e vanificando tutta la sospensione dell'incredulità che comportava invece un aspetto fiabesco. Perché i fantasy questa gente non li sa fare, è evidente. Non sono abituati a considerare tutte le opzioni del caso. Cioè, se prendi un genere cinematografico o letterario di un certo tipo, devi saperlo rispettare. Com'è possibile che sua madre sapesse le cose della magia degli elementi, che venisse da un posto in cui usavano, comunque sia, si avvantaggiavano della magia degli elementi, e non abbia detto una parola per quanto riguarda la natura di Elsa prima? Magari non sapeva, appunto, non sapeva esattamente il tipo di elemento che aveva Elsa, ma comunque aveva, cioè, doveva avere una mezza idea che si trattasse di quella roba lì. Ma poi una che vive, che è abituata a vivere da sempre in un posto aperto, perché comunque sia Iduna veniva dal popolo di Northuldri. I Northuldri hanno sempre abitato, ci fanno vedere, nelle capanne al cielo aperto, sono sempre a contatto con la natura. C'è tua figlia che usa i poteri di ghiaccio, che non riesce più a controllarli, la prima cosa che pensi è di metterla dentro una stanza chiusa. Cioè, dovrebbe essere contro ogni suo istinto di questa povera testa di minchia di rinchiuderla dentro una stanza. Non ho capito il perché dovrebbe essergli venuto in mente proprio questo. La prima cosa che io penserei in una situazione del genere è: la porto fuori, in un posto fuori città, tipo la Bella Addormentata, la faccio crescere in una baita lontano dalla città e impedisco ad Anna di uscire dalla città, perché così non potrà andare a raggiungerla, a capire che cosa succede. Avrebbe anche avuto senso in questo modo il fatto che loro due siano separate, ma che senso ha il fatto di chiudere lei dentro? Aveva già poco senso nel primo, non aveva un cazzo di senso, però la gente aveva speculato sul fatto che fosse tutto un modo per parlare di altro, no? Di cose sociali, e invece no, è solo una stronzata. Aveva ancora meno senso tenere lì dentro Anna e poi separarla da Elsa, cioè è proprio una cazzata immensa, e con questo film la rendono ancora più una cazzata, perché Iduna non avrebbe mai dovuto pensarla in quella maniera. Ma sarebbe come se Pocahontas con un ipotetico figlio gli imponesse di stare dentro casa di continuo. Vi rendete conto di quanto sia stupida questa cosa? Ma non è una questione del fatto che è un cartone Disney, quindi tanto sarebbe per bambini, no, Frozen è per bambini piccoli anche, con queste cazzate. I classici Disney di solito ne tenevano conto di queste sfumature narrative. Ma poi che risposte stavano andando a cercare ad Toaland esattamente? Volevano sapere che tipo di elemento era, c'era bisogno di andare fin là? Non bastava che lei dicesse: ascolta Elsa, io vengo da un posto in cui la gente è a contatto con la magia, però non ci si può più andare, ed era quello di cui ti raccontavamo sin da quando eri bambini insieme ad Anna. Probabilmente hai quel tipo di magia lì. No, niente, vabbè, c'è questo... Che delusione, ragazzi. Anna cerca di convincere Elsa ad andare tutte e due insieme ad Toaland. Elsa la sbatte via insieme ad Olaf su una barchetta di ghiaccio, sia per riprendere la scena del primo film, che perché, come sappiamo, lo prometto. Perché dice che non vuole perderla, che non vuole metterla in pericolo. E anche qui non c'è alcun contrasto tra le... cioè non c'è nessun conflitto tra le due. Siccome non riescono a dare un mezzo difetto ad Elsa, né ad Anna, se per questo, non c'è questa cosa. Semplicemente Anna non vuole che Elsa muoia, glielo dice proprio lì. Non vuole che lei non diventi quel che... cioè, a lei va benissimo che Elsa vada, si realizzi, e poi che vada anche a fanculo fuori da Arendelle, come succederà sul finale. Le va benissimo tutto questo, semplicemente non vuole che lei muoia. Questo non è un conflitto. A parte il fatto che questa stronza poteva anche costruire un galeone di ghiaccio e attraversarlo insieme a lei, il mare oscuro. Non ho capito il perché ha voluto andare da sola. Il finale del primo film te l'aveva venduta come se l'amore fosse la forza più potente, che era in grado di scatenare il potere del ghiaccio e controllarlo al massimo della sua potenzialità. Adesso non più. Il fandom di Elsa è diventata la forza più potente che permette di controllare il ghiaccio, quindi le fan art, le fan fiction, le fan doujin, i cosplay, le bambole, e quindi Anna è diventata superflua. L'amore è diventato superfluo, perché la vera donna è quella che non ama, o comunque sì, ama ma
prima di tutto se stessa. Tranne nel caso dei maschi, loro devono essere prima di tutto altruisti, la donna però prima se stessa. Ok, Anna finisce con Olaf sulla barchetta dentro una caverna dalla quale potrebbe non uscire mai più, e viene anche detta questa cosa. Ma sono sicura che nessuno dei suoi fan attribuirà questa colpa ad Elsa, che è perfetta e sta percorrendo sul red carpet fino al finale, al gran finale, in cui avrà il riconoscimento per aver percorso il red carpet col giusto stile, scansando i pelucchi con le scarpe di cristallo, che non si sa mai che si rovini la messa in piega, che non cambia per tutto il film nonostante siano passate in un bosco travolte da un tornado, e soprattutto non si deve rovinare neanche passando attraverso il mare oscuro dopo, quando fa la sua cavalcata, il suo trucco perfetto che si autorigenera ogni volta sulla sua pelle, cioè lei si cerne trucco viola di scena, capito? Anche queste sono cose che potete vedere soltanto nei film per bambini piccoli, perché i bambini non ci fanno caso a queste cose qua. Moana si deve sbattere il culo, si scompiglia di continuo, deve pisciare nell'acqua, sia lei che Judy l'ho vista in ginocchio ad avere dei dubbi esistenziali su quello che stanno facendo, sul capire che cacchio stanno andando a fare, se sono sbagliate o no. Lei deve arrivare in gloria con soltanto due minuti di combattimento tutte le volte contro ciascun elementare e diventare una dea. E qui c'è la scena, quella che vi dicevo che dal punto di vista estetico e anche simbolico mi era piaciuta molto, che però messa in un film del genere con queste premesse mi fa soltanto girare i coglioni, perché non significa granché purtroppo. Quindi lei passa il mare oscuro e c'è quella scena, avete presente quella del trailer, che sembrava, noi tutti ci eravamo illusi che si stesse allenando, ma da quando in qua Elsa ha bisogno di allenarsi? No, stava soltanto tentando di fare il numero perfetto, allora fallisce una volta, ci riprova, e soltanto che deve combattere col Nocco e con lo spirito dell'acqua, lo doma, ovviamente ci vuole appunto, come ho detto prima, lo batte con una scoreggia un po' più lunga del solito, però tempo di uscire dall'acqua, i capelli le si asciugano e tornano perfetti magicamente, e arriva ad Atoallan che è ghiacciata, si scopre che è un fiume di ghiaccio, logicamente sta al polo nord, e qui ha la sua epifania. Allora, parliamo della simbologia di questa scena, che è molto bella, ed è anche bella la spiegazione che hanno trovato con questo espediente ai poteri di Elsa. Ciò che succede in pratica lì dentro è che lei scopre di essere il quinto elemento, da quello che ho capito io, perché non lo dice il film, io l'ho dedotto, l'ho dedotto perché ho fatto un attimo un lavoro di interpretazione del film, io presumo che voglia dire questo, credo di aver capito che il quinto elemento sia la memoria, perché lei quando arriva ad Atoallan praticamente attiva i quattro monoliti rappresentanti gli elementi, al centro c'è il suo, c'è quello del quinto, lei lo fa il pestone ghiacciato, avete presente quello che fa anche Let It Go, al centro, e Atoallan si attiva, tira fuori tutti dei lastroni di ghiaccio virtuale con tutti i suoi ricordi di lei, e nei ricordi c'è anche sua madre che canta, che intona il vocalizzo, e quindi lei capisce, realizza in quel momento che in realtà la voce che ha sempre sentito è quella che rimbombava praticamente tramite Atoallan dai suoi stessi ricordi che lei portava, perché l'acqua memoria, giusto, è tutto il film che lo martellano che l'acqua memoria, e il ghiaccio è acqua appunto congelata e solidificata, quindi lei quando ghiaccia qualcosa rievoca delle memorie, è come se immortalasse la memoria dell'acqua, quindi non è che crea il ghiaccio, lei crea i ricordi quando fa quel numero lì, quindi la voce che chiamava e proveniva da se stessa, e quindi lì ha la sua epifania perché capisce esattamente che cosa è e qual è la sua funzione, se è come dico, sempre che sia come dico. Tra l'altro, vabbè che a livello simbolico questo film è tutto a livello, perché ho notato che sono stati attenti a trovare la giusta simbologia, a un certo punto lo dicono anche tramite Olaf, sinceramente mi ha dato un po' fastidio che lo dicessero, una persona dovrebbe capirlo guardando, cioè sono cose che sono simboli che non vanno spiegati, e entrambe sono passate dentro un bosco e si sono perse tra virgolette nel bosco, che è il luogo di cambiamento, è sempre stato luogo di cambiamento sia nella fiaba che nel fantasy, c'è il passaggio sul corso d'acqua, lo fanno sia lei che Anna, una passa il mare oscuro, l'altra viene trasportata sul fiume verso la caverna, poi tutte e due entrano in una caverna e ne escono diverse, diciamo, cresciute. Se vi ricordate la mia recensione di Your Name, c'è lo stesso identico sviluppo per quanto riguarda la simbologia. Il cratere dove è caduta la cometa si trovava all'interno di un bosco, quindi loro devono passare il bosco, c'è un corso d'acqua e quel luogo lì, quando durante la stagione delle piogge si riempie d'acqua, quindi devono attraversare l'acqua ed entrare in una caverna. Questa qua è simbologia di base, c'è anche nella Divina Commedia.
commedia. C'è Dante che si perde nella selva oscura, deve entrare in una caverna e attraversa lo Stige. Quindi sì, ripeto, bellissima, bellissima scelta simbolica. Chi ha curato il percorso da fare ci teneva a questo progetto. Si vede perché c'è stato uno studio calcolato dietro. Il problema è che chi l'ha sviluppato è il solito incompetente. Dunque, la scena dentro Otto Allan sarebbe stata bellissima, dicevo, se Elsa non fosse stata dall'inizio una Mary Sue. Cioè, vederla entrare qua dentro e fare quella scena in un film in cui per tutto il tempo non si fa altro che appurare, è una gran figa, e lei continua ad averne conferma ogni volta che porta a termine un successo. Io ho sentito gente dire che Elsa ha lo sviluppo migliore in questo film. Ma io spero che scherziate. Ma Elsa è perfetta all'inizio ed è perfetta alla fine, semplicemente ne prende atto. Cioè, è passata dal presupporre di avere una passera d'oro tempestata di diamanti all'averne la certezza scientifica. Quella lì non è crescita, se permettete. Anna, dal canto suo, invece, è cambiata molto, secondo me con poche basi, perché comunque sia semplicemente ha deciso di fare appunto la cosa giusta in un momento disperato. Però ne ha avuta senz'altro di più di Elsa. Cioè, se mettiamo sul piatto della bilancia i due sviluppi, io sicuramente reputo migliore lo sviluppo di Anna, perché effettivamente lei ha capito, cioè ha imparato a rialzarsi, che era una roba... La crescita maggiore la faceva anche in Frozen 1, però anche lì non si sa perché, tutti su Elsa e nessuno a cagare il suo sviluppo. Non ho capito il perché di questa cosa. Ho capito che vi piace, ho capito che fa la scena, ho capito, la CGI è bella, è tutto molto bello, però nei fatti quella che cambia è lei. Cioè, dai, un po' di buon senso, non potete essere così tutti schiavi dell'apparenza. Lei entra dentro da toalla e si mette a cantare "sono unica e diversa, nessun altro è come me", che appunto, se non sei un fanboy che lecca ovunque Elsa cammini, quel momento vedi la tua barretta del nazismo che sale inesorabilmente e ti guardi intorno e dici: ma cioè, va bene che io sia qui, cioè posso assistere a questa autopomiciata che ti stai facendo con te stessa? Se vuoi me ne vado, lo so, io mi sento un po' a disagio, non so, io sono qua perché mi ci ha portato il film e contro la mia volontà, tra l'altro. Poi, tra l'altro, le parole della canzone sono un po' più nebulose rispetto alla versione inglese, ho notato, si vede che si sono resi conto dell'indegnitudine che stava diventando quel pezzo lì e hanno deciso di romanzarla un po'. E poi perché il mio cervello, cioè non era nella natura del mio cervello arrivarci, cioè, non era possibile che io arrivassi al vero significato di quella scena se non leggendo la versione inglese. Allora, vi descrivo come ho vissuto quel momento quando l'ho visto la prima volta. Le compaiono le pietre dell'attivazione, ok, degli elementi, fin qua. Ok, lei le dispone a fiore in modo da lasciare libero il centro, fa il pestone col piede, un paio non le scena attorno, vede sua madre da ragazza tra le altre cose, fa il verso e poi si mette a cantare la Ninna Nanna, che cantava loro da quella bella, quella che mi piaceva, quella dell'inizio del film. E lei: mamma. E poi il faccione di sua madre si mette a cantare con lei e alla frase "per di ciò che tu hai più amato", lei risponde "l'ho trovata". E poi c'è il ritornello e lei cambia l'abito come Let It Go, perché devono riprendere anche quella scena lì, e assurge appunto a Dea, e tutto è trattato come un grande momento di realizzazione. Però a me, la prima volta che l'ho visto, quella scena lì ha lasciato un po' perplessa, perché ho pensato: che cacchio ho realizzato? Cioè, vedendo sua madre lì così, facendo anche mamma in questa maniera, cioè non c'ero arrivata. Ho pensato: dunque, sua madre, che era una Noltundra, lo sapeva già, che aveva salvato suo padre, lo sapeva già. Ero divisa tra due possibilità per interpretarla bene quella cosa: o era lo spirito di sua madre che praticamente da dentro a Toallan la chiamava ed aveva conservato per lei il potere del quinto elemento, oppure mi ero immaginata sua madre è a Toallan, sua madre in realtà è a Toallan stessa e le stava dando il suo potere elementale, visto che deve portare avanti la legacy, no? Lei è la prescelta, perché effettivamente è quella che è in grado di manifestare il quinto elemento. Mi ero immaginata una roba del genere, però mi dava da fare il verso "perdi ciò che tu hai più amato", perché in effetti mi ricordavo che nella canzone iniziale uno dei requisiti per arrivare alla Toallan era lasciarsi alle spalle quello che si amava di più. Non c'ero arrivata subito, perché a me non era sembrato che le dispiacesse così tanto mandare a fanculo Anna in quel punto del... Il punto è questo: che se avessero calcato di più in quel punto, se le avessero fatto avere un momento di crisi serio, non semplicemente "oddio, la mamma, mi sento in colpa", che poi le è passata subito, se invece di quello le avessero calcato sul fatto che le dispiaceva lasciare indietro Anna, se durante il film avessero piuttosto che aver fatto
attaccato Anna, quella attaccata a lei, lei quella attaccata ad Anna, che secondo me era più anche in character. Se avessero tenuto appunto questa cosa per tutto il film e poi lì in quel punto avessero fatto vedere che lei faceva un sacrificio incredibile lasciandosela alle spalle per guardare soltanto avanti, allora probabilmente avrei realizzato ciò che stava succedendo meglio. Ma lei in quel momento se la leva dal cazzo come se si levasse un sassolino dalla scarpa, cioè dice sì, neanche io voglio perderti, se via, via fuori dai coglioni, cioè gli fa la magia, gli fa la barchetta, capito? Cioè così succede, molto... è molto impersonale, fredda come cosa, non mi è piaciuta per niente. Io ho ascoltato, dicevo, la canzone in inglese e tutto ha avuto improvvisamente senso, perché l'ultima frase in quel punto è come my darling homeward bound, che vuol dire, l'ho pronunciato di merda, però vuol dire vieni cara dritta a casa. Quindi era semplicemente come a dire affrettati a venire qua, indicando che il posto in cui era casa, cioè Atualan era casa, e siccome Atualan era circondata dai suoi ricordi, effettivamente lei era la cosa, lei stessa era la cosa che stava cercando. E lei non risponde l'ho trovato, risponde I am found, che significa mi sono trovata. E lì ho capito che si era chiamata da sola e che per tutto il tempo aveva cantato a se stessa, di se stessa, anche dopo che in inglese c'è il verso, c'è solo in inglese il verso che dice tu sei la persona che hai sempre cercato, e lei all my life, quando lei che piange, sei tutta la mia vita, ho cercato una come me tutta la mia vita, ho cercato me, capito? Cioè lì mi è veramente, quando ho realizzato che cazzo stava succedendo, mi sono sentita devastata nell'intimo, perché cioè allora da un lato è un momento di autorealizzazione incredibile, però autorealizzazione dopo un film da Mary Sue significa semplicemente che stai assistendo alla manifestazione di un ego terrificante. Non ha avuto bisogno di fare sacrifici, non ha avuto dubbi lungo la via, ha sempre vinto, a quanto pare non è, siccome la persona che stava cercando tutta la vita era se stessa, cioè capito? Cioè io non lo so, ma secondo me questa cosa la disumanizza troppo, è troppo disumanizzata, è troppo irrealistica, è troppo fredda. Ok che è una regina delle nevi in teoria, però Cristo santo, è venduta come una cosa positiva e io non vedo niente di positivo in quello che mi hanno mostrato, a parte la bella grafica e il fatto che sta una favola con i capelli sciolti e quel vestito lì. Ma c'è una bella differenza tra l'essere indipendenti ed essere indifferenti. Proprio il messaggio del primo film è andato a fanculo del tutto, l'unione fa l'amore è la vera forza, ma che cacchio stai dicendo? Questa qua si stava cantando da sola quanto era figa, ma cioè, ma io ho passato a rassegna tutti i personaggi egocentrici della Disney o anche di altre case di produzione d'animazione che hanno avuto la canzoncina su di loro. Cioè mi sono venuti in mente Gaston, Rattigan azzurro di Shrek, ho pensato ad altri vanitosi che si darebbero la lingua da soli, che non hanno avuto la canzone, ma tipo Sarush, Farquaad e Grimilde. Cioè di tutti questi soltanto Azzurro si avvicina un pochino ai livelli di Elsa, perché in parte se l'è cantata da solo la canzone, ma forse anche Rattigan, Azzurro e Rattigan, cioè Elsa è più o meno a livello di Azzurro e Rattigan, soltanto che oltretutto non ha una folla che possa costringere a cantare di quanto lei è perfetta, perché non ha bisogno, oltretutto non ha neanche bisogno del riconoscimento altrui, lo sa da sé, non ha bisogno di sentirselo dire da altri, se lo dice da sola e questo basta, un mega cunnilingo a se stessa dopo un film da Mary Sue, cioè una manifestazione di autoerotismo del genere mentale io non l'avevo mai vista realizzata in un cartone animato. Secondo me i fan di Elsa in questo punto qua hanno raggiunto la grazia e la pace dei sensi, cioè proprio hanno conosciuto l'atarassia, cioè proprio la perfezione, cioè secondo me questo film è il paradiso dei fan di Elsa. Dunque, a seguito dello sviluppo di questa roba, che su qualunque altro personaggio sarebbe stata bellissima ma su di lei è ignobile, lei vede la verità, perché praticamente prendendo possesso di Atualan, perché comunque sia effettivamente il fiume dei ricordi, lei è il quinto elemento, risveglia i ricordi, quindi comincia a vedere nelle statue di ghiaccio quello che è successo, anche perché anche per via del suo sangue, vede praticamente la storia della sua famiglia e vede che per la sorpresa di assolutamente nessuno era stato suo nonno ad attaccare gli indigeni, e il motivo è che loro usano la magia e chi usa la magia diventa presuntuoso e non riconosce l'autorità di un re. Che abbiamo stabilito che gli indigeni non usavano la magia, ne traevano semplicemente vantaggio. Non siete neanche stati capaci di terminare il film senza fare errori interni di scrittura.
mongoloidi. Vabbè, considerato ciò, se fossimo in un film per adulti, o comunque sia un film più maturo e non semplicemente una vaccata del genere, a questo punto ci sarebbe stato uno scambio di idee, un confronto serio in cui Elsa, che noi sappiamo avere ragione, usciva vincitrice, però dopo uno scontro in cui si capivano anche le ragioni del nonno. Come mai pensava a questa cosa? Aveva delle basi per avere questo tipo di idee? Magari gli era successo qualcosa riguardante la magia, aveva visto succedere qualcosa riguardante la magia e quindi aveva ragione di temere che si ribellassero. Paura infondata, perché in effetti i Northuldri erano buoni, però sapete come funziona la paura, c'è sempre una base di un qualche tipo. Per esempio, nel primo film Elsa aveva senza volere ghiacciato Anna da piccole mentre giocavano, anche Tritone nella Sirenetta aveva motivo di temere gli umani, o almeno aveva motivo, per modo di dire, perché lui vedeva i pesci attaccati agli ami e quindi temeva che potessero essere selvaggi anche nei confronti della gente del mare. Noi sappiamo che in realtà avrebbero reagito diversamente, ma lui non poteva saperlo. Invece no, qua non c'è nessun confronto costruttivo, perché Frozen 2 non è un film per adulti maturi e nemmeno per bambini che devono maturare. È un film per Social Justice Warrior di Tumblr, quelli che non hanno una mezza idea di come funziona il confronto, sentono una frase e la risolvono con: non è vero, nonno, la magia non fa questo, la paura è il vero nemico, ed è la paura che non bisogna fidarsi, lo stronzo sei tu, basta. Cioè, questo è il confronto mega che hanno avuto lei e lei, il ricordo del nonno. La paura induce cautela, non sempre infondata. Vabbè, io non lo so, cioè io queste, ragazzi, queste cose, scusate se sono stata acida in questi ultimi 10 minuti, ma non le sopporto, perché veramente sono la base della maggioranza dei fraintendimenti sociali di oggi. Il fatto che c'è un'incomprensione totale tra persone che la pensano in modo diverso, non c'è neanche un minimo sforzo di capire perché certe persone potrebbero pensare in un certo modo, e io veramente, cioè, è il motivo per cui sta andando a fanculo il mondo, ed è riflettuto in questo modo in un cartone animato che dovrebbe essere rivolto, tra l'altro, visto il tipo ai bimbi, che nervoso. Dopo ciò Elsa scopre che la diga che aveva costruito Rudyard in realtà non beneficiava la foresta, ma la danneggiava, la impoveriva. In questo modo, secondo il suo pensiero logico, i Northuldri sarebbero arrivati da lui a chiedergli supporto e praticamente sarebbe riuscito a sottomettergli tramite questo sistema subdolo. In pratica, il capo villaggio aveva capito che la diga era dannosa, però appena lo capisce Rudyard lo prende da parte e poi molto logicamente lo secca colpendolo alle spalle. E come vede ciò, senza nessuna ragione apparente, Elsa comincia a congelare come Anna nel primo film. Ho cercato di dare una spiegazione mentale, a darmi una spiegazione da sola sul perché succede, perché non lo dico nel film. Ho pensato che poteva essere perché il fiume affogava che andava troppo in là e quindi lei si era spinta troppo in là, aveva visto fin troppo e aveva cominciato a congelare. Ma a parte il fatto che non ha molto senso, se quello lì dovrebbe essere il suo elemento, mi sembra che sia stato fatto soltanto per finalità di trama, non credo che abbia base valida. Ho letto anche che poteva essere il perché era particolarmente angosciante il ricordo e quindi si è autocongelata da sola, un po' come succedeva con Anna, perché l'angoscia di essere aveva colpita, insomma una stronzata del genere deve essere successo per quello. Prima di rimanere completamente congelata, Elsa manda un sms ghiacciato ad Anna e gli rappresenta la scena in cui Rudyard uccide il capo del villaggio, con anche il dialogo del momento. Manda, lei lo vede, è ancora dentro la caverna che cerca di uscire disperatamente con Olaf, e capisce che la diga va abbattuta, perché quello è il torto che va riparato per placare gli elementi. Il problema è che Elsa si è ghiacciata, quindi tecnicamente è morta, ed è l'occasione perfetta per fare la scena strappalacrime con Olaf che comincia a disgregarsi, e questo è il motivo per cui lei si angoscia dentro la caverna, si accartoccia lì in un angolino, va in crisi perché capisce che Elsa non c'è più e quindi deve imparare a rialzarsi, capito? Cioè, tramite questo espediente narrativo qua, Elsa che si ghiaccia inutilmente dentro a Toallan. La canzone che canta dovrebbe coinvolgere, ma aveva fatto sputtanare, perché c'è che soffro, c'è proprio sei lì che dici: ma Dio, mamma, che povera sfigata. Cioè, vabbè, comunque lei si rialza, riesce ad uscire, a farsi forza ad uscire dalla caverna, corre a svegliare i giganti di pietra che aveva visto entrando nella caverna e si fa inseguire fino alla diga per farla distruggere. Quando arriva la diga, lei si confronta col sergente Mathias e una frase e lo convince che Rudyard era un traditore e che lei ha ragione, bisogna distruggere la diga. Cioè, lui che aveva vissuto per tutta la vita
con questa consapevolezza che la diga era una cosa buona che avevano fatto per i Nutuldri, bastava una frase di Anna in un momento, tipo in 3 secondi, mentre c'erano i giganti di roccia che li seguivano, convinto a seguire la sua causa, si sono messi ad aiutarla. Vabbè, i giganti di pietra buttano le rocce contro la diga, scena scoppiazzata dal Signore degli Anelli quando Barbalbero e gli altri Ent lanciano le pietre contro la diga a Isengard, distruggendola, liberano il fiume, la diga crolla e in seguito Elsa si scongela, torna normale perché gli elementi hanno placato la loro ira. E succedono 2 cose, solo che furbescamente nel film ne hanno fatte vedere prima una e poi l'altra, ma in realtà sono accadute insieme. Prima hanno fatto vedere l'onda anomala che arrivava verso Arendelle e Elsa che col Nock cavalcava ai 6.000 km orari dal polo nord per precederla e fermare con l'effetto di Sibelius negli Incredibili 2, fa la stessa identica cosa, però più colorato perché è più glitterato il ghiaccio di Elsa, e poi fanno vedere la nebbia che si dirada intorno al villaggio. Quindi subliminalmente uno pensa è stata Elsa, e invece no, perché gli elementi si sono placati dal momento che Elsa si è scongelata, altrimenti sarebbe rimasta congelata. Quindi in realtà è stato tutto merito di Anna, però questa cosa rimane sempre abbastanza in sordina. Alla fine del film tu hai l'impressione che abbia fatto delle cose più fighe Elsa, quando tutto quel che ha fatto è salvare delle case vuote, mentre Anna di fatto ha salvato sua sorella, cioè la vita di sua sorella, non la casa di sua sorella, ok? La vita di sua sorella, e nello stesso tempo ha pure liberato il popolo dei Nutuldri e gli arendelliani che erano intrappolati dentro la nebbia. Infatti poi dopo, quando si riuniscono, dice: gli spiriti sono tutti d'accordo, Arendel merita un futuro. Ma se intendevano gli edifici, perché Arendel, cioè dal mio punto di vista, sono le persone, non gli edifici. Le persone erano già in salvo, Arendel aveva già un futuro. Però come ho detto, questo film è stato fatto per via della crisi dell'immobiliare, quindi tutto era per salvare gli edifici ad Arendel. Non era possibile ricostruirli o farli di ghiaccio per fare un vero regno di ghiaccio. No, Arendel ha futuro soltanto se gli edifici hanno futuro. L'abbiamo fatto insieme, una bella figa. Elsa in questo film ha agito soltanto da espediente narrativo, perché è stata quella che di volta in volta ha placato gli elementi per Anna, perché Anna arrivasse alla conclusione finale, e ha scoperto l'ultima informazione per Anna, perché Anna compisse il passo finale, quello di appunto risvegliare i troll di roccia. Ma non trasparirà questo al pubblico, io lo so, perché Frozen è sempre stato un francese molto furbo, hanno capito che con Elsa avevano una miniera d'oro e quindi... Poi oltretutto, ciliegina sulla torta, alla faccia della crescita personale di Elsa, non imparerà mai a diventare una regina, a diventare una vera adulta. No, lei, siccome è perfetta così com'è, non ha bisogno di cambiare, anzi è andata da Toran per avere la constatazione che è perfetta, lascia la corona ad Anna, che dal canto suo non aveva mai voluto la corona, era sempre stata un pesce fuor d'acqua nel sistema della corte, si trovava più a suo agio col coglione che vive in mezzo alle renne. Però lei no, lei è la regina perfetta per Arendel, perché lei deve fare la dea nella foresta senza fare una minchia per tutto il resto dei suoi giorni, se non bearsi delle memorie che ricrea dato Allan, e basta. Io non lo so, però cioè questo è stato il coronamento. E di nuovo, se il film fosse andato diversamente, questo sarebbe stato anche un finale molto particolare e carino. Non è necessariamente negativo di suo, è negativo per come è stato sviluppato il film. Anche il discorso che fanno alla fine non ha molto senso, considerato come l'hanno gestita. E si è comunicata Anna di essere il quinto elemento, ok? Dice: ah, tu sei il ponte tra il mondo tra il mondo magico e il mondo normale. E dice: ma in realtà un ponte ha 2 sponde e la mamma aveva 2 figlie. Sì, ma Anna che cacchio c'entra nell'equazione? Cioè in che modo c'entra col ponte tra gli uomini e la magia? Non serve un piffero, cioè semplicemente la regina di Arendel. Ma come può fare da tramite lei? Può farlo Kristoff, per esempio. Anche Kristoff è amico di Elsa. Non è stato stabilito che ci voglia tutto questo feeling per fare da ponte, diciamo. Avrebbe avuto senso questa cosa se il film si fosse concluso con la premiazione di Anna. Intanto per cominciare avrei lasciato lei nella foresta, io, se fosse stato per me, avrei lasciato Anna nella foresta insieme ai Nutuldri, perché è lei che si è sempre trovata in mezzo alle vanghe come lei. Però molto buona e molto spontanea, io avrei ritenuto, trae vantaggio dagli elementi, io avrei ritenuto perfettamente naturale che trovasse il suo posto insieme a Kristoff in mezzo alla natura. Anche sul finale che c'è Kristoff in gingheri per lei, per quando viene incoronata regina, e lei dice: ti preferivo in pelle. A parte che
Falsa! Bisogna sfatare questa cosa che se non ti metti in gingheri sei meglio. Chiunque è meglio in gingheri, persino Quasimodo era più carino. Comunque appunto quando gli dice così, cioè ti fa capire che starebbe meglio in un posto più spontaneo che nella vita di corte. Tra l'altro, siccome all'inizio del primo Frozen i troll dicono gli ha cenata coi poteri o li ha acquisiti, io siccome l'unico elemento che Elsa non è riuscita a domare, perché ok non ha avuto l'occasione proprio, non ci può riuscire, e la terra, e invece Anna ha comandato la terra tra virgolette indirettamente, però lo ha fatto spingendo i giganti ad attaccare la diga, ad abbattere la diga, io avrei fatto come premio di concederle il potere di diventare l'elementale della terra, di diventare la comandante degli elementali della terra, l'elemento indomabile che nemmeno Elsa poteva domare, cioè l'unico, perché gli altri doma tutti lei, le avrebbe rese effettivamente parte di due sponde di un ponte, no? Cioè ci sono gli elementi, quelli fluidi, di quelli maleabili, quelli che cambiano forma, la creatività, e poi c'è l'elemento indomabile che è quello solido e grezzo, ci stava anche con le personalità, no? In realtà sarebbe sempre stata sotto ad Elsa, perché comunque sia simbolicamente se lasciavi fare la regina d'Elsa ad Arendelle, come io, cioè io speravo che rimanesse regina di Arendelle, avrebbe avuto molto senso. Cioè tra l'altro da quello che ho capito la terra è tipo l'elemento più potente dopo il quinto, perché lo sappiamo che Elsa deve essere sempre prima. Secondo me sarebbe stata una roba molto equilibrata e soprattutto avrebbe simboleggiato appunto la maturità di Elsa, che aveva capito come essere se stessa al tutto tondo ed essere nello stesso tempo regina. Cioè era comunque il suo compito essere regina. Non ho capito perché ho sbolognato questa cosa d'Anna. Cioè Anna la vedi anche esteticamente, la classica tizia che ti potrebbe servire le birre all'Oktoberfest. Non è che nell'animazione, nell'arte in generale, nulla è scelto a caso. Il design è per prima cosa. Cioè, te lo comunicava anche visivamente che non era adatta a fare neanche la principessa. Cioè, quando incontra Hans nel primo, lui non, cioè pensa che sia una borghesotta, ma non sembra una principessa. Infatti quando dice sono principessa, è principessa. Bella, bellissima donna, ma è una vanga. Adesso è regina perché, vabbè, cioè Elsa deve fare l'elfa dea dentro ad attuale. Guardare questo film è stato come consumare un pasto fatto di diverse cose che mi piacciono, ma che accostate insieme non c'entrano un cazzo l'una con l'altra, e oltretutto sono pesanti e accostate, appunto causano indigestione e mangiate così in successione. Cioè è stato come partire con un bel piatto di tortellini alla panna, che sono squisiti, ma tutti i veri modenesi, porco Giuda, lo sanno che i tortellini si fanno in brodo di cappone. Poi a seguire, anziché fare un bel bollito, che è leggero ma sostanzioso, con la salsa verde, come da autentica tradizione, ti cacciano lì un Big Mac di 6 piani con ripieni a sorpresa, che ci metti un anno e mezzo ad arrivarci alla fine, normalmente ti piace, ma messo lì così non c'entra niente, ed è abbastanza discontinuo nei sapori, per poi finire con un tiramisù al tè verde, che sarà anche buono dopo un pasto a base di sushi, un pastino leggero a base di sushi al giapponese, ti servono la versione tiramisù al tè verde, cioè la versione cinese del tiramisù, puoi anche gustare questa particolarità esotica, ma messa dopo un pasto del genere fa vomitare. Sì, ho capito, c'è la ballerina norvegese che si esibisce sul palco nel frattempo, c'è un DILF, ma si intravede poco dalle retrovie, da dietro alle quinte, si vede per tipo un assaggio di ballerino norvegese, ma non basta, e purtroppo io dovrò tornarci in questo ristorante perché devo ancora recensire il primo film. Frozen 2 è un film inutile, con tante buone, anzi ottime idee, contestualizzate malissimo, e cavalcante in onda della moda dei sequel forzati, privo di un conflitto interno e con la vaga tematica della crescita, che però è affrontata solo dai lati più comodi, in funzione del fanservice e della spettacolarizzazione dei personaggi, con un inizio buono ma non ottimo, uno sviluppo terrificante e un finale carino ma inadeguato, che sarebbe stato meglio su un altro film. Vabbè, niente, questo era tutto, come al solito una recensione breve, concisa, come soltanto io so fare. Se siete arrivati fin qua io vi ringrazio tantissimo, complimenti. Se volete unirvi alla crew dei donatori, ho lasciato qui in descrizione, oltre ai vari link alle pagine dei ragazzi che mi hanno fatto le fan art, anche il mio contatto PayPal. Lo sapete, a me piacerebbe davvero tanto lavorare per YouTube, sto cercando anche fuori ma trovo veramente quattro cagate e basta, e YouTube continua a censurarmi i video. Se vi è piaciuto il video lasciate mi piace, iscrivetevi e condividete, e soprattutto lasciate un messaggio, perché so che questo film è stato tanto snobbato quanto gradito, quindi ci saranno anche sicuramente le persone fra di voi che vorranno spiegarmi perché secondo loro è un bel film. A me piace sempre confrontarmi con chi la pensa diversamente,
diversamente, non necessariamente cambiano idea, però comunque sia apprezzo quando ci sono delle, quando sorgono delle riflessioni intelligenti riguardante una certa pellicola. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.